Buongiorno a tutti, buon mercoledì, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. Vi ricordate di lui? E come no, impossibile, un grande volto del trono di uomini e donne, Costantino Vitagliano. In questi giorni però sempre lui, grazie al suo profilo Instagram, ci fa sapere che è ricoverato in ospedale a causa di una malattia rara. È più di una settimana che l'ex tronista ha annunciato tramite i suoi social di essere ricoverato in ospedale. Costantino ha rivelato che gli hanno trovato qualcosa che ha richiesto degli esami più approfonditi. Dopo qualche giorno di ricovero, ieri ha rivelato che oggi avrebbe fatto la TACPET. È un esame diagnostico che consente nei casi oncologici di identificare il tumore, lo stadio della malattia e anche la sua evoluzione, e nei casi di infezioni di poterne localizzare il sito e anche l'estensione. Può essere utilizzata anche per individuare eventuali malattie neurologiche o cardiologiche. L'ex tronista infatti ha dichiarato quanto segue. Sono qui in ospedale per una cosa rara, talmente rara che dopo tutti gli esami che sto facendo non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere. Ad oggi non sappiamo ancora cosa realmente ha Costantino Vitagliano. Lui ha solo fatto sapere ai suoi fan che tutti gli analisi sono risultati per fortuna negativi. Non resta quindi che attendere il risultato dell'attacco per sperare poi che possa ritornare alla sua vita normale.